A Marcord Varesino. L'uomo per me di questa settimana è Enrico Maria Salerno. Buonasera Enrico, sei contento di essere l'uomo per me? Buonasera, sono felicissimo di essere l'uomo per te. Enrico Maria Salerno, grande attore, teatrale, cinematografico, grande regista, Anonimo Veneziano, che è un film, la sua creatura, è stato un film che ha avuto un incasso straordinario. Insomma, un personaggio a tutto tondo, particolare. Cosa c'entra con Varese? C'entra. La sua famiglia, lui ragazzo, venne a Varese all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e visse praticamente per tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale e anche dopo in cima al Campo dei Fiori. Prima in quelle che erano le scuderie del Grand Hotel Campo dei Fiori, che all'epoca erano abitabili evidentemente, e successivamente in quella che è diventata la pensione Irma o Mira, non mi ricordo mai se si chiama Irma o Mira, ma non importa. Ecco, quindi, poi vennero a vivere successivamente in città lui, la mamma, il padre e il fratello Vittorio, che è ancora vivente, vive a Morlupo vicino Roma, che è un mio carissimo amico e che è stato regista di alcuni film che Enrico Maria ha interpretato. Ecco, Enrico Maria Salerno visse a Varese il periodo della formazione, tant'è vero che la sua attività cominciò lavorando con i Rame. Voi sapete che Franca Rame è a sua volta una varesina e i genitori di Franca Rame avevano quello che si chiama un carro dei Tespi, andavano in giro a fare rappresentazioni teatrali. Enrico Maria Salerno si innamorò di Franca Rame, che era bellissima, è ancora bellissima adesso, si innamorò di Franca Rame e allora decise di debuttare nel campo teatrale proprio per questo suo amore. Da lì partì una carriera che fu tra le più importanti che abbiamo avuto, almeno per quanto riguarda il teatro e il cinema. Tu sai che io faccio una vita tutta riservata, sono sempre con i miei libri di teatro, i miei quadri. Fai collezione di quadri? Sì. Che quadri hai? Beh, soltanto quelli di mio fratello. Ah, il pittore, ma come mai soltanto i suoi? Sì, beh, solo i suoi perché me li regala.